comportamenti e azioni da adottare per preservare il fratino nella riserva naturale del Borsacchio. Domattina i volontari delle guide del Borsacchio incontreranno i cittadini, i giovani di Roseto, e li accompagneranno lungo la spiaggia della riserva per parlare di questo minuscolo volatile che tra poco inizierà a nidificare e che va tutelato perché ha forte rischio di estinzione. Marco Borgatti, direttore delle guide, assieme ad altre associazioni ambientaliste, da anni a difesa del fratino. È un piccolo trampoliere che rischia l'estinzione, ha scelto di vivere e riprodursi sulle nostre spiagge, che un tempo erano un terreno brullo, negli ultimi 100-150 anni invece sono stati occupate quasi interamente dall'uomo. Il fratino, cerchiamo di tutelarlo, non solo perché è una specie rara, protetta, o perché per qualcuno può sembrare, diciamo così, carino, perché è un indicatore naturale. Dove riesce a riprodursi vuol dire che c'è ancora un po' di ambiente, un po' di natura. E oggi la riserva Borsacchio è uno dei principali siti di riproduzione d'Abruzzo e d'Italia. La tutela di questo piccolo uccello passa attraverso i comportamenti che l'uomo deve adottare per non invadere i luoghi di nidificazione. Cosa fare in caso di individuazione di un nido o di un esemplare? Per essere tutti noi dei volontari non servono turni da 10 ore al giorno, basta quando si fa una passeggiata sapere cosa fare. Ecco, che cosa spiegherete a chi domani parteciperà a questo evento? Spiegheremo in sostanza come riconoscere alcuni atteggiamenti difensivi che hanno i fratini quando c'è un nido nelle vicinanze, ed è molto importante segnalarci questo atteggiamento, ma bisogna conoscerlo, oppure bisogna sapere alcune regole normali, però come sono ancora più importanti in una riserva, come tenere il cane al guinzaglio, è un obbligo di legge tenerlo al guinzaglio, ma all'interno di una riserva è ancora più importante perché potrebbe rappresentare un cane libero un problema per la nidificazione. La spiaggia della riserva naturale del Borsacchio è, tra le altre cose, una delle più importanti per la nidificazione del fratino, che purtroppo deve fare i conti anche con i predatori, come ad esempio i serpenti. Consideriamo sull'intero tratto della costa abruzzese, non sono molti punti dove si riproduce, la riserva Borsacchio è sostanzialmente ai primi posti con circa 13-14 nidi a stagione. Questo giusto per farvi capire quanto è rara questa specie nel massimo periodo di riproduzione, che da marzo fino a fine giugno, luglio, dipende anche dalle condizioni climatiche, 13 nidi, 14 nidi, nel luogo dove ne fanno di più.